Come va? Siete pronti a scoprire qualcosa di nuovo? Oggi parliamo della forma impersonale dei verbi. Proprio così. Impersonale vuol dire senza le persone. E cominciamo con questo. Che ne dite? Piove. Piove, voce del verbo piovere. Verbo impersonale. Ma come si coniuga? Io piovo, tu piovi. Ma no, assolutamente no. Non ci sono le persone, io, tu, egli, noi, voi, essi. Per quello si chiamano verbi nella forma impersonale. Ma si coniugano soltanto alla terza persona singolare. Oggi piove, oppure ieri pioveva, oppure poco fa ha piovuto. Prendiamo un altro verbo. Prendiamo il verbo nevicare. Naturalmente non si dice noi nevichiamo, voi nevicate, non ci sono le persone. Si dice soltanto nevica, oppure nevicò. Piovere, nevicare, tutto quello che riguarda i fenomeni atmosferici sono verbi impersonali, nella forma impersonale. Leggiamoli insieme. Piovere, nevicare, tuonare, grandinare, eccetera, eccetera. Quindi la forma impersonale dei verbi riguarda soprattutto i fenomeni atmosferici, ma non solo. Spostiamoci da questa parte. Ci sono anche dei verbi, e sono questi, magari potreste impararli a memoria, che tanto sono poco, che sono verbi nella forma impersonale. Bisognare, capitare, sembrare, convenire. Perché? Perché si coniugano soltanto alla terza persona. Il verbo bisognare, che non avete mai sentito, vero? Perché noi lo usiamo sempre così. Bisogna. Bisogna fare i compiti, bisogna uscire, bisogna entrare, bisogna andare. Ecco un verbo impersonale. Poi abbiamo il verbo capitare, che naturalmente non usiamo in quel modo, ma alla terza persona. È capitato un piccolo incidente. Capita che mi dimentico sempre le cose. Comunque, trovate questi alla terza persona singolare. Poi abbiamo un verbo molto usato da voi, il verbo sembrare. Sembra. Qui abbiamo sembrava che fosse arrivata l'estate. L'ultimo verbo, il verbo convenire. Questo magari lo usate un po' di meno. Conviene partire subito. Conviene andare a casa. Ecco, allora, leggiamo insieme questi quattro verbi. Bisognare, capitare, sembrare, convenire. Quindi, i fenomeni atmosferici e questi quattro verbi. Ma c'è di più. E se io vi dicessi che qualsiasi verbo può essere trasformato nella forma impersonale? Basta aggiungere una piccola particella. Sì, senza accento, eh. Ad esempio, il verbo dire. Io scrivo si dice, terza persona singolare,
e diventa un verbo nella forma impersonale. Oppure ho messo il verbo cominciare. Se io metto si comincia, non ci sono persone, è nella forma impersonale. E questo funziona con tutti i verbi. E naturalmente c'è di più. Piccola curiosità finale. Ci sono delle espressioni o locuzioni impersonali, queste parole poi le sentirete nei prossimi anni, che riguardano sempre la forma impersonale dei verbi. Guardate qua. Una riguarda il verbo fare più un aggettivo. Questo lo dite sicuramente. Fa caldo, fa freddo, fa bello e così via. Oppure il nostro famoso verbo essere e accentato più, guardate qua, è importante, è necessario, è bene, è male. Quindi, ricapitolando, i verbi nella forma impersonale riguardano i fenomeni atmosferici, quindi piove, nevica, eccetera. Poi abbiamo quattro verbi: bisognare, capitare, sembrare, convenire, sempre nella forma impersonale. Posso trasformare in questa forma impersonale qualsiasi verbo mettendo la particella sì, e poi devo ricordarmi di qualche espressione impersonale, di qualche locuzione impersonale, come fa caldo, fa freddo, è importante, è necessario, è bene e male. Benissimo. Allora, per concludere, vi dico una cosa che è bene e ci fa anche bene. Vi ricordate le tre parole che ci ha lasciato in dono Papa Francesco? Aveva detto: volete andare d'accordo in famiglia, a scuola, con gli amici? Ci sono tre parole. Vediamo se ve le ricordate. Permesso, grazie e scusa. Con queste tre parole, permesso, grazie, scusa, vi assicuro che andrà tutto benissimo. Ciao!